queste parole, ma quasi tutti furono dette le parole: prenditi un rotolo e scrivici tutte le parole che ti ho detto. E questi qua poi, lo sapete come li conservavano? E dicevano anche gli altri di conservarli così: mettili in un vaso di terra perché si conservino a lungo. Infatti questo è il risultato, il miglior modo di conservazione. Immaginate, quasi più di 2000 anni conservati in questa maniera. Nel rotolo della prima grotta, traduzione dall'ebraico, dice così: scrivi questo su una tavoletta, scrivilo in un rotolo, in un libro, perché rimanga per i giorni a venire, per sempre, in perpetuo. E dice una cosa interessante: per molte porzioni che riguardano il futuro, quindi le cose del carattere profetico, misterioso, dice così: da ora ti faccio traduzione dall'ebraico, udire cose nuove, cose nascoste che tu non conoscevi. Prima di oggi non le avevi udite, perché tu non dica, ecco, io le sapevo. No, tu non le hai né udite né sapute. E rivela con quale intento fa queste rivelazioni. Chi è, traduzione dall'ebraico, chi è come me, rotolo della prima grotta? Lo proclami pure, lo dichiari e ne fornisca le prove davanti a me da quando ho stabilito questo popolo antico. Annuncino loro le cose che avranno, avverranno, e gli avvenimenti che avranno luogo. Chi ha annunciato questo fin dal principio, perché lo sapessimo molto prima, perché potessimo dire è giusto? In queste tre serate, ogni venerdì, vedremo i contenuti impressionanti che sono realizzati con una precisione e esattezza matematica. E dice così traduzione ebraico: non c'è nessuno che abbia annunciato questo, nessuno che l'abbia proclamato, nessuno che abbia udito le vostre parole. Per primo io ho annunciato a Sion e a Gerusalemme. Ecco perché quasi tutti i scrittori, anzi tutti gli scrittori sono ebrei. E dice il motivo: perché dall'est a ovest si riconosca che non vi è nessun Elohim fuori di me. Io sono Yod-He-Vav-He e non c'è alcun altro. Annunziatele e presentate le vostre ragioni. Si consigliano pure insieme. Chi ha annunciato questo fin dai tempi antichi e l'ha predetto da lungo tempo. Si radunano insieme tutte le nazioni, si riuniscono i popoli. Chi tra di loro può annunciare questo e farci udire le cose passate? Presentino i loro testimoni per essere giustificati, o ascoltino essi e dicano: è vero. Traduzione: le espongano e ci annuncino ciò che accadrà. Dichiarino quali erano le cose passate, perché le possiamo considerare e conoscere il compimento, oppure annunciateci ciò che avverrà. Annunciateci ciò che avverrà nel futuro, e così sapremo che siete dei potenti. Cioè, dice, fornite le prove, praticamente in questa maniera vuole fornire, dice, chi è come me che fornisce le prove? Che non solo che esiste anche se invisibile, ma che esiste e sa il futuro in anticipo e comunica e manda, dà la prova che dall'est a ovest si sappia che veramente c'è. E dice così: ricordate questo e mostratevi uomini, richiamatelo alla mente. Immaginate, prove scientifiche, fornite le prove, controlliamo, richiamatelo alla mente. Ricordate le cose passate di molto tempo fa, perché io sono Elohim e non c'è alcun altro. Sono Elohim e nessuno è simile a me, che annuncio la fine fin dal principio e molto tempo prima le cose non ancora avvenute. Bene, andremo a vedere insieme, con questa chiudiamo l'esposizione di stasera, ci vedremo tra 7 giorni, una descrizione che vi è nei antichi rotoli di questa speciale Tanakh. Una descrizione delle descrizioni che avevano così tanto incuriosito e attratto abitanti di Qumran, i figli della luce, a tal punto che quando loro nei loro rotoli, di cui loro sono autori, come questo 4Q166 e 171, parlano
di un avvenimento descritto in questi rotoli antichi, definendo e vedendo loro stessi e gli altri figli della luce come la generazione della visita, la generazione della fine dei giorni. Quale visita? Di chi? E la fine di quali giorni? Loro in quel periodo aspettavano una realizzazione di alcune descrizioni di questi certi rotoli particolari, in cui era descritto che ci sarà un personaggio supremo che visiterà le persone in quel periodo alla fine dei giorni descritti in questi rotoli antichi speciali. Ma non soltanto a Qumran, anche in Giudea e fuori Giudea, nel mondo antico, vi erano popoli che avevano nel loro cuore l'attesa di un dominatore, un personaggio particolare in quel periodo storico dell'impero romano. E non soltanto ebrei, anche gli altri popoli, perché i contenuti di questo Tanakh erano già tradotti in greco, quindi altri popoli che parlavano greco, e il greco era anche lingua ufficiale prima dell'impero romano, avevano letto, sentito parlare di questa visita, di queste profezie, rivelazioni di questo personaggio. Infatti il storico Suetonio ci dice così: cresceva per tutto l'Oriente, in quell'epoca degli abitanti di Qumran, l'antica e costante l'opinione che fosse scritto nel destino del mondo che dalla Giudea sarebbero venuti in quel tempo i dominatori del mondo. Tacito scrive che i popoli erano persuasi che verso questo tempo l'Oriente sarebbe salito in potenza e che, anche lui sottolinea, dalla Giudea sarebbero venuti i dominatori del mondo. Giuseppe Flavio, storico romano e giudeo, scrive che in quel periodo si credeva che una profezia in questi rotoli speciali, sacri, scritti, rivelasse che in quel tempo uno proveniente dal loro paese, Giudea, sarebbe diventato il dominatore del mondo. Ora, nel rotolo della prima grotta, quello che parlava dell'imperatore Sargon 722, vi ricordate? Bene, vi erano descrizioni che questo Elohim Yod-He-Vav-He sarebbe apparso in Giudea in quel periodo. E nello stesso rotolo trovato nella grotta 1, e calcolate, datazione della fisica atomica è 2 secoli 3 avanti Cristo, traduzione dall'ebraico dice così di questo personaggio che apparirà dalla Giudea in quel periodo. Traduzione dice: sulle sue spalle riposerà l'impero, sarà chiamato consigliere ammirabile, Elohim potente, padre eterno. C'è l'altra traduzione dell'altra prima grotta, che vi è anche nel museo: come molti erano stupiti di te, di questo personaggio che doveva venire in Giudea come uomo. Di lui si dice così: come molti erano stupiti di te, il suo volto era diverso da quello dei figli dell'uomo, così egli aspergerà molte nazioni. I re, traduzione, chiuderanno la bocca davanti a lui, perché vedranno ciò che non era mai stato loro narrato e comprenderanno ciò che non avevano udito. Nell'interno dei rotoli speciali vi era rotolo di un certo Daniele, ebreo, che viveva ai tempi di Nabucodonosor in Babilonia. Il suo rotolo è scritto in ebraico e in anche aramaico. E grazie alle prove paleografiche si vede che è un aramaico imperiale, babilonese. Nell'interno del villaggio di Qumran, in diverse grotte, sono state rinvenute i resti di 8 rotoli, le copie del Daniele. Dentro questo rotolo così particolare
Nella grotta numero 4 in particolare sono stati trovati i resti del capitolo 9 che riporta un calcolo matematico e in anticipo la predizione quando questo Mashiach, questo personaggio Elohim straordinario dell'universo da cui vi ho già parlato, sarebbe apparso come l'uomo in Giudea. Allora, voglio sottolineare la importante, straordinaria testimonianza di due documenti che abbiamo, uno nella grotta 1 Q20 e uno nella grotta 11 documento Q10. Perché? Tutte e due, anche se non fanno parte della Tanakh, dei rotoli speciali, sono scritti in aramaico. Uno presenta un aramaico del primo secolo avanti Cristo, l'altro del secondo, ma il bello che i ritrovamenti di questi due fanno vedere che testi di questo rotolo di Daniele, che predice l'arrivo di questo personaggio, è in un aramaico che sensibilmente differisce da questi due aramaici. Quindi non è un aramaico del primo secolo avanti Cristo, non è del secondo avanti Cristo, ma è un ben aramaico che presenta un aramaico babilonese, quello del settimo secolo avanti Cristo, fuori di Qumran, nell'alto Egitto, sono stati rinvenuti i papiri Isola Elefantina, che hanno un aramaico babilonese. Perfino la datazione di quei papiri ha dimostrato che è del quinto secolo avanti Cristo, quell'aramaico imperiale identico a questo aramaico delle copie antiche di Daniele trovati nell'interno di Qumran. Noi abbiamo anche in Egitto trovate queste copie praticamente della 70, dove nell'interno di questi rotoli speciali vi è anche traduzione dei contenuti di Daniele anche in greco e vi è anche intero capitolo 9 che parla di queste 70 settimane e dell'apparizione di questo personaggio. Quindi abitanti di Qumran secoli prima avevano anche loro la 70. Quindi stasera leggiamo, in base a questa ricostruzione, in base a queste prove scientifiche, materiali, dati che abitanti di Qumran avevano, quello che loro aspettavano, copiavano e leggevano. Traduzione dall'ebraico, dal rotolo di Daniele e dall'aramaico. Daniele, fai attenzione al messaggio e comprendi la visione. 70 settimane sono stabilite per il tuo popolo, per la tua santa città. Quanto fanno 70 settimane? Iniziamo con la matematica. 70 per 7? 490, giusto, semplicissimo. Queste 70 settimane, dice, traduzione, per te, per la tua città, per far cessare la trasgressione, per mettere fine al peccato, per espiare l'iniquità, per stabilire una giustizia eterna, per sigillare visione e profezia e per ungere il luogo santissimo. E qui una traduzione di una cosa molto importante. Sappi, perciò, e intendi, che da quando è uscito l'ordine di restaurare e ricostruire Gerusalemme, fino al Mashiach in ebraico, a questo personaggio, Messia, vi saranno 7 settimane e altre 62 settimane. Quanto fa 7 più 62? Matematica? 69. Quindi 70 settimane per tuo popolo, ma da quando esce il decreto di costruire Gerusalemme fino al Messia passeranno 7 più 62, semplicissimo, 69 settimane. Bene, un anno ha 52 settimane, quindi 69 è poco più di un anno, vero? Sono quasi 2 anni, benissimo. Quasi tutti lo sanno, anche perfino nelle agenzie turistiche, nei cataloghi che promuovono viaggi in Israele, si parla che i babilonesi nel 586 avanti Cristo avevano abbattuto, distrutto Gerusalemme e hanno deportato gli ebrei in Babilonia. Ecco perché Daniele si trova in Babilonia e scrive il suo rotolo sia in ebraico che in aramaico, la lingua dei babilonesi.
Nell'autunno del 457, i re di Persia emanano un decreto che dava la facoltà agli ebrei di ricostruire Gerusalemme. Vi ricordate cosa diceva? Da quando esce l'ordine di costruire Gerusalemme fino al Messia vi saranno 69 settimane. Ecco la data. Siamo nel 457 avanti Cristo. Ora, una piccola dimostrazione di come gli studiosi arrivano a queste date. Se noi dovessimo descrivere il nostro anno, che oggi siamo nel 2010, possiamo descrivere questo avvenimento così. Nel, senza dire 2010, nel secondo anno del presidente Obama degli Stati Uniti, noi ci siamo riuniti per le conferenze qui a Dono, Comune Dono. Secondo anno del presidente Obama, partì dal 2008, siamo 2010. Possiamo dire, nel primo anno del presidente George Bush Jr. furono abbattute le torri gemelle. Quindi, primo anno del George Bush presidente degli Stati Uniti è 2001. Ecco, in base alle cronache, che sono spesso descritte in questa maniera, gli studiosi sono riusciti a fare queste cronache a risalire, in base ai re, cronache degli imperi e altre cose, agli anni. E quindi si sa, anche per essere ancora più precisi, che i medo-persiani hanno emanato ben tre decreti. Quando i medo-persiani sono entrati in terra della Babilonia, hanno dato il primo decreto nel 536 avanti Cristo, hanno persiani, medo-persiani, conquistato la Babilonia e liberavano gli ebrei. Quindi prima autorizzava gli ebrei di ritornare in patria. Poi c'è stato un altro decreto nel 520 avanti Cristo che permetteva loro di costruire il Tempio. Ma cosa c'era scritto nel rotolo misterioso degli antichi? Da quando esce l'ordine di costruire Gerusalemme, non il Tempio, quindi non dal 520. E infatti il terzo decreto nel 457 avanti Cristo dava la facoltà agli ebrei di costruirsi politicamente e anche di ricostruire Gerusalemme. Quindi partiamo dalla data 457, mettiamo 69 settimane che arriva il Mashiach. Possiamo dire così, 69 settimane sono meno di 2 anni, vero? Ok, quindi nel 457 scaliamo un anno, l'altro anno siamo al 455 avanti Cristo, dove venire questo Mashiach. E come mai abitanti di Qumran nel primo secolo della nostra era aspettavano e si consideravano la generazione della visita? Come mai nel primo secolo della nostra era, scrive Tacito, Svetonio, Giuseppe Flavio, che i popoli aspettavano l'arrivo di questo Mashiach, dominatore del mondo? Bene, 7 settimane, 62 settimane, è stato trovato che nei rotoli antichi di questa Tanakh, dove vi sono informazioni dove la voce parlava, vi è una parola che lui ha proferito riguardo le cose profetiche dette che riguardano il futuro, cioè che un giorno, in un sogno che riguarda il futuro, una descrizione profetica, una comunicazione che viene da lui o dagli esseri creature viventi che portavano questi messaggi, un giorno profetico equivale a un anno reale nella storia. Ecco perché abitanti di Qumran, mettendo questi 69 settimane, che sono quasi 490 anni, dal V secolo, 5 secoli, arriviamo ai tempi di Qumran. Ecco perché loro si vedevano come la generazione della visita di questo Mashiach. Ecco perché contavano e si vedevano come la generazione della fine dei giorni. Quali giorni? Di questi giorni.
Infatti, quando mettiamo dal 457 avanti Cristo, 483 giorni, perché 69 settimane per 7, o 7 settimane più 62 sono 7 per 7 più 62 per 7 sono 483 giorni. 70 settimane, 490, meno una settimana, 69, 483. Ecco i resti del rotolo della grotta 4Q73, 74, 75, sono i resti del rotolo di Ezechiele, dove, tra l'altro anche c'è la traduzione in greco, 70 che girava secoli prima di Cristo, anche abitanti di Qumran l'avevano, dove c'era la descrizione, dall'ebraico traduzione, ti impongo un giorno per ogni anno per i contenuti profetici. Quindi, mettendo 483 giorni, che sono anni, arriviamo al 27° anno della nostra era, del nostro calendario, cioè dopo Cristo. È importante questo anno, guardate perché. L'anno 27° del nostro calendario corrisponde al 15° anno di Tiberio Cesare, come se per dire 15° anno del Tiberio Cesare, ecco, è il 27° anno quando finiscono 483 anni famosi della descrizione. Così, secondo anno di Obama, noi ci siamo riuniti nel 2010 qua, per le conferenze. La stessa cosa. Nel 15° anno di Tiberio finiscono 483 anni perché Tiberio iniziò a regnare nel 12° anno della nostra era e quindi dopo 15 anni che era il re arriva il 27° anno. Questo 27° anno è importantissimo per noi perché finiscono 483 anni e è l'anno del Tiberio Cesare. Ecco perché in quel periodo scrive Tacito i popoli erano persuasi che l'Oriente sarebbe salito in potenza e che dalla Giudea sarebbero venuti i dominatori del mondo. E cosa dice? Il Messia apparirà alla fine di queste settimane. C'è una descrizione impressionante. Quindi 27° anno Messia deve apparire. Il Tempio, come è stato detto in questo rotolo, che è stato distrutto dai babilonesi, dice sarà ricostruito. E questo Tempio che già c'era anche nell'impero romano, era ricostruito. Ma il testo dice una cosa affascinante. Sentite la traduzione delle 70 settimane. Dopo le 62 settimane, il Mashiach, questo essere personale, che ha detto, e la sua voce ha parlato in questi rotoli, che la terra è trasmessa in globo, sospesa nel nulla, che ha detto, una donna dimenticare i suoi figli, ecco io non vi dimenticherò. Questo Mashiach, quando ha deciso e rivelato che sarebbe apparso come giudeo, come uomo in mezzo alle persone, ha rivelato in anticipo. Dopo le 62 settimane il Mashiach sarà messo a morte e nessuno sarà per lui. Non ci crederete, ma è vero. 70 settimane sono descritte anche nella Tanakh che il mio popolo ebraico copiava nei secoli senza sapere che nelle grotte di Qumran i resti di questi rotoli, di questi contenuti erano protetti, mantenuti, copiati, studiati. E lo sapete una cosa? Tempo indietro è uscito un proclamo ufficiale di rabbini che diceva: maledetto chiunque prova a contare 70 settimane o leggere. Eppure fanno parte della Tanakh, dei rotoli speciali che ogni Shabbat ha nel prendere in considerazione come importanti. E qui anche nella Tanakh ebraica, copiata di secoli, lo stesso troviamo il capitolo 9 delle 70 settimane, c'è scritto così, ecco in ebraico, e dice così: Yikaret Mashiach, sarà battuto, distrutto il Messia,
eliminato, distrutto, messo a morte, uguale, eccolo qui. Yikaret Mashiach, il contenuto delle copie di Daniele nella Tanakh che il popolo ebraico ha copiato. Che sia tradotto in italiano o in inglese, ma è sempre la stessa cosa. Yikaret Mashiach, il Messia, sarà messo a morte, distrutto. Mashiach, Messiah, shall be cut off. E quindi immaginate che precisione. Messia apparirà dopo queste settimane, quindi nel 27esimo, fino al Messia, 27esimo anno. E dice dopo queste settimane sarà messo a morte. Quindi non può essere messo a morte nel 27esimo anno o prima, ma solo dopo. Guardate una cosa interessante. 69 settimane fino al Messia. Dice 70 sono date al tuo popolo, Gerusalemme sarà ricostruita e così via. Quindi rimane l'ultima settimana. E guardate, riguardo l'ultima settimana, traduzione dall'ebraico e dai rotoli antichi, dall'aramaico, cosa dice il testo? In una settimana, quell'ultima, stabilirà un patto con molti. Quindi dopo quelle 69 sarà messo a morte. E in quella settimana, sentite quando sarà messo a morte, cosa farà? In mezzo alla settimana farà cessare sacrificio e offerta. Il Messia sarà messo a morte, farà il patto e in mezzo alla settimana farà cessare sacrificio e offerta. Quando andiamo a vedere in mezzo della settimana, visto che sono 7 giorni ma 7 anni, dal 27esimo anno, mettendo 7 anni, l'ultima settimana è qui. In mezzo alla settimana, partendo, perché decreto è addirittura, hanno trovato, decreto è uscito nel autunno del 457, quando i Medo-Persiani hanno dato decreto di ricostruire Gerusalemme. Quando andiamo dal 27esimo anno, mezzo alla settimana, 3 anni e mezzo, arriviamo nel 31esimo anno del nostro calendario. Guardate che precisione. Quindi Messia deve apparire fino al Messia, tot anni, 27esimo deve apparire, dopo 3 anni e mezzo, in mezzo alla settimana, farà cessare il sacrificio e sarà messo a morte. Siccome il decreto è partito di ricostruire Gerusalemme nel 457 nell'autunno, la fine di quegli anni è autunno 27esimo anno. Quando andiamo a mettere 3 anni e mezzo, dall'autunno 27esimo, siamo nella primavera del 31esimo anno. Ora, la cosa interessante è che nei rotoli di questa biblioteca Tanakh, rotoli Mar Morto, di questi rotoli speciali, vi sono stati trovati diversi rotoli dei salmi, tra cui vi sono anche i resti dei salmi che parlano di questo personaggio misterioso di cui si dice così. Cani mi hanno circondato, traduzione, un stuolo di malfattori mi ha attorniato, mi hanno forato le mani e i piedi. Vi rendete conto? Resti di questo rotolo nella grotta 4, 200 anni prima di Cristo. Qui non c'è nessuna truffa, sono le cose che mettono in ginocchio la scienza. Posso contare, dice il testo in traduzione, tutte le mie ossa, essi mi guardano e mi osservano, spartiscono fra loro le mie vesti e tirano a sorte la mia tunica. M'han forato le mani e i piedi. Nella grotta numero 1 di Qumran vi è stato deposto il rotolo che era copiato 200 anni prima di Cristo. Vi erano queste parole, traduzione dall'ebraico: ma egli è stato trafitto per le nostre trasgressioni. Questo rotolo che parla di Sargon, che la terra globo, che parla di questo Mashiach Elohim che apparirà, che saranno stupiti le persone di lui in Giudea, dice: ma egli è stato trafitto per le nostre trasgressioni. Guardate, analisi che hanno fatto della datazione è stata ripetuta non una volta, 2 o 3, perché non si poteva accettare, credere che sia veramente antico, che queste cose qua, questo rotolo potesse essere scritto, datazione 2 secoli prima di Cristo.
queste sono prove scientifiche, la scienza galileana è qui. Però sentite la traduzione: schiacciato per le nostre iniquità il castigo per cui abbiamo la pace su di lui, e per le sue lividure noi siamo stati guariti. Ognuno di noi, traduzione dall'ebraico, seguiva la propria via, e Yod-Heh Vav-Heh, l'Eterno ha fatto ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Maltrattato e umiliato, non aperse bocca, come un agnello condotto al macello, come pecora muta davanti ai suoi tosatori, non aperse bocca. Traduzione: ha versato la sua vita fino a morire, e sentite questo, ed è stato annoverato fra i malfattori. Egli ha portato il peccato di molti, e sentite questo, e ha interceduto per i trasgressori. Guardate, questo non è il Vangelo, non è il Nuovo Testamento, non è in greco. Questi sono i rotoli di Qumran, questi sono i rotoli del Mar Morto. Dal 1947, in questi ultimi 60 anni, ci sono porzioni di questi rotoli del Mar Morto dove la scienza, dove sembra le istituzioni, hanno paura di approfondire e rendere esplicitamente pubbliche e chiare le cose di questi contenuti, che ovviamente mettono in ginocchio la scienza e la logicità. Perfino i dettagli descritti, traduzione, gli avevano assegnato la sepoltura con gli empi, ma nella sua morte fu posto col ricco. Traduzione, perché non aveva commesso alcuna violenza e non c'era stato alcun inganno nella sua bocca. Traduzione, offrendo la sua vita in sacrificio per il peccato, egli vedrà il frutto del travaglio della sua anima e ne sarà soddisfatto. Per la sua conoscenza renderà giusti molti, perché si caricherà delle loro iniquità. E ci sono ancora gli altri che parlano che a questo Mashiach santo non vedrà la corruzione. Ora, 70 settimane, città ricostruita, Messia sarà messo a morte, e 70 settimane, traduzione, sapete cosa dicono? Che di nuovo la ricostruita Gerusalemme, dopo la morte di Messia, sarà distrutta, anche il Tempio. Ora, noi prendiamo in considerazione, stasera con questo concludiamo, i testi dei storici, come Giuseppe Flavio, Tacito e gli altri, che scrivono cosa accadde in questi anni che vanno dal 27° anno prima. Allora, tutti quanti raccontano che nel 15° anno del Tiberio, che corrisponde al 27° anno, guardate qui, tutti quanti raccontano un fatto molto interessante. Raccontano di un certo Mashiach. Mashiach in greco, che era la lingua del mondo antico praticamente parlata, anche nei tempi dei romani, vuole dire Cristo. Raccontano, Tacito parla di questo Cristo che viveva ai tempi di Tiberio Cesare. Anche la stessa cosa, Giuseppe Flavio, storico romano, dice che quel praticamente in base a questo capiamo che gli anni del 27° anno, che sono gli anni del Tiberio Cesare, anche loro raccontano che ci fu, Giuseppe Flavio, in Giudea, un uomo saggio chiamato Gesù, traduzione, e parla tutto questo ai tempi di Ponzio Pilato, quindi gli anni che coprono Tiberio. Anche dei manoscritti siriaci nel Museo British Museum, vi è questo documento. Altri popoli raccontano di questo avvenimento prima della distruzione di Gerusalemme, che ebrei hanno messo a morte questo il sapiente saggio re. E quindi perfino il popolo ebraico nel Talmud babilonese non riesce a negare l'esistenza di un messia. Lo chiamano come uno che ha deviato Israele, no? Però
non riescono a negare un'esistenza reale, storica, materiale, in un tempo politico, storico, reale, in Giudea, in quegli anni, in quei tempi, a cui sono successe delle cose ben precise. Guardate qui, numero quindicesimo, in cui l'unico testo che praticamente citiamo stasera dal greco, dei testimoni oculari di quel personaggio storico che Yeshua Mashiach, Gesù Cristo, viveva in Giudea, giudeo, l'unico testo che racconta che quindicesimo anno del Tiberio Cesare, ecco, queste sono le copie dei Vangeli, in greco, dei testimoni oculari che sono conservati nei musei. Loro raccontano che questo personaggio straordinario giudeo, quando iniziò a insegnare pubblicamente, quando si rappresentò come Messia, era, lo sapete, scrivono qui con la traduzione dal greco, cosa scrivono i testimoni oculari, nell'anno quindicesimo dell'impero di Tiberio Cesare, quando Ponzio Pilato era governatore della Giudea, in quell'anno, scrivono loro, nel Giordano, in Giudea, apparse questo personaggio giudeo che pubblicamente si è presentato come Mashiach. E dicono, in quell'anno, questo personaggio, quando ebbe e cominciò lì, nel quindicesimo anno cominciò l'attività pubblica, da adulto, uomo adulto, ad insegnare, presentarsi, aveva circa 30 anni. E questo è straordinario. Infatti qui, la stessa cosa. Abbiamo il testo. Questo Messia, Tiberio, e anche qui, descrizione. Le nazioni, c'era incontro con questo giudeo, questo Messia, parla Giuseppe Flavio, ai tempi di Ponzio Pilato, quindi Tiberio. Sentite questo. Rotolo della prima grota ha detto che questo personaggio della Giudea, questo Padre Eterno, quando diventa l'uomo in Giudea, questo Elohim Adonai Yah, che ha rivelato queste informazioni, quando apparirà, avrà incontri, lo vedranno i re. Quindi è indicato il tempo, il luogo geografico e cosa succederà e le modalità in cui gli accadranno le cose. C'era scritto, i re chiuderanno la bocca davanti a lui perché vedranno ciò che non era mai stato loro narrato e comprenderanno ciò che non avevano udito. Infatti Giuseppe Flavio dice che questo Mashiach giudeo, in quegli anni lì, in quel luogo geografico della Giudea, aveva incontro con Ponzio Pilato, il re, rappresentante dell'impero romano. Oltre a descrizioni che parlano che aveva incontro con re Erode e gli altri, anche qui Tacito racconta che fu condannato a morte sotto Ponzio Pilato, quindi incontro con re in Giudea, un personaggio reale. Quali anni? Del Tiberio Cesare, quindi siamo 27esimo, 31esimo ancora Tiberio Cesare e così via. E la stessa cosa raccontano i testimoni oculari nei Vangeli del greco, dicono la stessa cosa come storici. Il testo dice così: molti erano stupiti di te, il suo volto era diverso da quello dei figli dell'uomo, così egli aspergerà molte nazioni. E infatti non soltanto che il popolo ebraico nel Talmud babilonese, sparlando questo personaggio storico, dice che Yeshua, Iesi Nazareno, aveva, dice qua, deviato Israele, dice il testo. Questo personaggio in quegli anni, in quel luogo, aspergerà molte nazioni. Una nazione intera, Israele. Non ha sconvolto Giudea, una città, una provincia, una regione. No, intere nazioni. Giuseppe Flavio, oltre Israele e gli ebrei, dice così. Era chiamato Gesù questo uomo in quel tempo, dice, e molti fra i giudei, e dice, e fra le altre nazioni divennero suoi discepoli. Quindi non è il Vangelo, storico conferma che è vero, a questo personaggio storico, in quel luogo geografico, questo giudeo straordinario, oltre Israele c'erano altre nazioni che erano sconvolte da lui. E la stessa cosa, documento dei manoscritti siriaci, quindi anche in siriaco, altri popoli parlano di questo personaggio.
tacito quando parla dell'incendio di Roma da parte di Nerone e dice che la colpa fu data ai cristiani, a proposito dei cristiani, Cristo Messia, quindi messianici, la colpa fu data a loro, e a proposito di loro dice hanno ricevuto il nome da Cristo che fu condannato in Giudea. Quindi vedete, anche lui parlando di altri popoli che c'era nell'impero romano, sono diversi che erano stupiti. Modalità. Mi hanno forato le mani e i piedi. Rotolo e prima grotta 2 secoli prima. È stato trafitto. Infatti, se andiamo a vedere, in quegli anni, 27esimo fino al 31esimo, a un personaggio giudeo, oltre a se non successe queste cose qua, dice fu condannato a essere crocifisso. Quindi veramente doveva avere trafitti i mani e i piedi, e la stessa cosa lo dice anche Tacito. E anche qui il popolo ebraico quando lo nega e dice che è un falso, che uno che ha deviato, comunque dice, anche se fu portato e accusato e lo volevano lapidare, alla fine dice fu appeso. Guardate una cosa interessante, leggiamo. Questo dal Talmud babilonese, secondo la tradizione ebraica, viene tramandato alla vigilia, traduzione del Shabbat della Pasqua, si appese Gesù il Nazareno. Un banditore per 40 giorni andò gridando nei suoi confronti. Egli Gesù il Nazareno esce per essere lapidato perché ha praticato la magia e ha sobillato e deviato Israele. Chiunque conosca qualcosa a sua discolpa, venga a testimoniare per lui. Ma non trovarono per lui alcuna discolpa e lo appesero alla vigilia del Shabbat della Pasqua. Una domanda: quando è che viene la Pasqua? Può venire alla fine marzo, inizio aprile, metà aprile, ma che stagione è? È sempre primavera. Il Messia sarà messo a morte in mezzo alla settimana e farà sacrificare sacrifici, perché è rappresentato lui come un agnello che prende i peccati, dice Rotolo di Isaia, delle coppie di Qumran. E guardate quando? In mezzo alla settimana, dopo 3 anni e mezzo, se quello lì era 15° anno dell'imperatore Tiberio, nell'anno 18° dell'imperatore Tiberio, questo giudeo, questo personaggio straordinario, per la Pasqua è stato messo a morte. Hanno fatto perfino, come dice l'altro prima grotta, non si trovò nella sua bocca nessun inganno e violenza. Negli anni 70 hanno fatto, in base alle leggi romane, un processo a avvocati, un processo virtuale a Gesù Cristo, Yeshua Mashiach, questo giudeo. E hanno visto che in base alle testimonianze storiche delle accuse, perché era accusato, perché era re dei giudei, né per le leggi romane ha infranto qualcosa, né per le leggi ebraiche. Quindi facendo un processo, questo personaggio è stato riconosciuto innocente. Quello che Rotolo 200 anni prima, mentre era copiato, diceva in anticipo. Sapete quanti messia c'erano in quei tempi, come i funghi dopo la pioggia, ma si sono sempre macchiati, avevano sempre qualche colpa e avevano mezzi criminali, terroristi, patrioti o rivoluzionari. Per questo si dice nessuna colpa, macchia. E la cosa interessante, nonostante che in quel luogo geografico tutte le cose descritte su questo personaggio, non si riesce a trovare il corpo. C'è una cosa che quando si studia la storia dell'impero romano che non si riesce a capire. Che cosa è successo a questo personaggio storico che dopo la sua sparizione e dopo essere stato crocifisso, messo a morte, di solito quando manca leader o viene ucciso, il movimento si spegne. Succede sempre. Ma qui, dopo quel atto lì, la storia non può negare
ci fu esplosione di questo movimento. Che cosa è che hanno visto dopo la crocifissione? Scrive Giuseppe Flavio, attenzione, non leggo i Vangeli, questa è una conferenza scientifica. Storico Giuseppe Flavio, storico romano, scrive: quelli che erano diventati suoi discepoli non smisero di seguire il suo insegnamento. Essi raccontarono che egli era apparso loro 3 giorni dopo la sua crocifissione e che era vivo. Forse perciò era il Messia del quale i profeti hanno raccontato meraviglie. Non è che lui dice, perché lui non è un credente, che questo è il Messia e che era vivo. Lui dice che parlavano che l'hanno visto vivo. Ora si sa, in base alle impostazioni storiche, ai dati storici, che è incredibile spiegare l'ostinazione, inflessibilità di testimoni oculari e quelli che hanno creduto e visto e hanno trasmesso queste informazioni agli altri all'impero romano, che non si piegavano davanti le minacce o la morte per negare questo personaggio, quello che hanno visto e seguivano le sue parole, a costo di morire. Quindi, che cos'è che di straordinario hanno visto? Che cos'è che storicamente è veramente successo di forte che a loro ha dato questo così tanta forza per resistere a queste cose qua? Alcuni scettici e critici hanno dato diverse ipotesi. Siccome il corpo non si trovava, dicevano probabilmente l'idea della risurrezione è andata così. Critiche. Durante la crocifissione ha avuto la morte clinica, l'hanno seppellito, si è risvegliato ed è passata la leggenda, storia della risurrezione. Ma il confronto con i testi del Nuovo Testamento dal greco, dei testimoni oculari, che poi sono anche storici, dicono che imperatori romani, Ponzio Pilato e gli altri, quando eseguivano una condanna, come facevano i romani, visto che era giudicato anche dal tribunale romano e eseguito dai romani, veniva verificata condanna a morte eseguita, non consegnavano il corpo. Il testo dice che quando Giuseppe di Arimatea viene a chiedere il corpo, i ricchi chiedono il corpo di questo per seppellirlo tra i ricchi, dice così che Pilato si meravigliò di essere già morto. Altro che morte clinica. Non consegna il corpo prima di essere certo che veramente è morto, che la condanna e la pena è stata eseguita, realizzata dai romani, fino in fondo. Perché vivevano alcuni giorni senza mangiare e bere in croce. E questo dopo 6 ore muore. Infatti dice che fu mandato, si meravigliò, e prima di consegnare il corpo fu mandato un soldato a trafiggere, rosa di prima grada, fu trafitto, oltre i piedi forati e le mani, fu trafitto, e uscì, scrivono, sangue e acqua. La medicina ci dice, è vero, quando da un pettorale, dal petto esce sangue e acqua, vuol dire che quella persona è morta dall'infarto. Il muscolo più forte del corpo è esploso. Quindi l'idea della morte clinica non regge. Alcuni hanno detto, hanno rubato il corpo i discepoli. Ebbene, questa cosa non regge perché qui c'era scritto, dal greco si vede, che la tomba fu protetta da 100 soldati romani, proprio per non trafugare il corpo e non perdere e far passare leggenda. Quindi l'idea dell'eroico tentativo di 11 discepoli che possono rubare il corpo davanti a 100 soldati non regge, perché erano nascosti, perché temevano anche la loro fine. E anche questa cade. Hanno ipotizzato critici che probabilmente le donne hanno trovato una tomba vuota primo giorno della settimana, in domenica, ma non era la sua. È passato, la sua tomba è vuota, è risorto. No, il testo dice, traduzione del greco, testimoni oculari, che non credevano, fosse troppo bello, andavano a controllare, infatti vedevano che la tomba era veramente vuota, quindi non è che hanno trovato una tomba sbagliata. Quindi neanche questa ha valso. Una delle ultime critiche molto serie era quella che testimoni oculari vicini a lui o una persona o più persone erano talmente tristi che avevano avuto le illucinazioni.
Quindi uno triste, gli manca una persona, pensa sempre, anche se non c'è, gli pare di vederla, di parlare. Ma non regge, perché dentro questo scritto testimoni oculari raccontano che non tutti credevano, perché uno vi era a qui, non è apparso quando appariva agli altri e disse: io non crederò finché non toccherò materialmente. Quindi la scienza galileana, uno scienziato, e si dice solo dopo aveva accettato di credere che era veramente materialmente vero, risorto e vivo. E non solo, c'è un'altra cosa che non regge. Dal racconto si vede che è apparso per 40 giorni non a una persona, ma 12, 120 vicino al lago di Galilea a 500 persone. Come fanno ad avere allucinazioni? Una persona sì, ma non 500 persone, in luoghi diversi. E questa è una cosa straordinaria e molto interessante. Con questo concludiamo qui. Venerdì prossimo vedremo i contenuti che descrivono la storia dal 7-8 secolo avanti Cristo. Erotolo e le testimonianze che sono state ritrovate, quello che loro potevano avere, copiavano nella 70, ci fanno dimostrare contenuti che arrivano fino ai nostri giorni, facendo vedere quello che sta succedendo e quello che sta per accadere. Grazie per la vostra attenzione. Mi raccomando, i fogli che avete ci servono, scrivete i vostri commenti. Nelle rotole della prima grotta stiamo parlando di reperti archeologici, reperti materiali che si possono riscontrare, che esistono, quindi stiamo parlando di cose reali. Nelle rotole della prima grotta, guardate la voce di colui di cui parlava, praticamente diversi testimoni oculari. La sfida che ancora oggi, nel terzo millennio, nel 21° secolo, da questo museo del scrigno del libro a Gerusalemme in Israele, ancora la sfida è aperta. Questo rotolo praticamente si calcola, è nato nel contesto dell'VIII secolo avanti Cristo. La coppia, grazie alla datazione della fisica atomica, ci dice che è datato del secondo secolo. La pelle degli animali, in cui ci sono informazioni antiche, degli scritti degli antichi, la pelle degli animali del secondo secolo avanti Cristo, quindi stiamo parlando sempre di un rotolo con informazioni di 2200 anni fa. Ebbene, anche se nel secondo secolo, si vede che colui che visse in un'epoca antica. E come si può sapere? Si può anche sapere grazie alle informazioni che sono riportate in questo rotolo. In questo rotolo si sta parlando di una città, Ninivea. La città di Ninive, che fu conosciuta soltanto e ricordata per la cronaca della Tanakh, del mio popolo ebraico, che di generazione in generazione copiava nei rotoli speciali l'esistenza della capitale di Ninive. Ma Ninive non è stata mai ricordata come una città che esisteva né dai storici greci né dai romani. Così, riguardo a Ninive, nessuno ha scritto mai un rigo, fu soltanto conservato il ricordo dell'antica città di Ninive, qua. E da questo che si vede, si capisce che questa antica città di Ninive fu la capitale degli Assiri. E da quello che si parla, perché si parla anche dell'esistenza di re, Melech, degli Assiri, Sennacherib, c'è il nome di Sennacherib che tornò a Ninive, la capitale degli Assiri. Bene, queste informazioni provengono dall'VIII secolo avanti Cristo. Ninive fu distrutta dai babilonesi e dai medo-persiani nel 612. In seguito a una inondazione fu praticamente trasformato in luogo deserto irriconoscibile, tanto che nel 501, nel 401, quinto secolo avanti Cristo, Senofonte greco con 10.000 soldati quando passa, storico, non scrive nulla sull'esistenza di Ninive. Nessuno riesce a identificare quel luogo né dare il nome. Arresti di quello che vedevano quella desolazione. Così la città di Ninive è passata come città fantasma, una leggenda, un mito, mai esistita. Quindi quando critici nei secoli scorsi leggevano la Tanakh tradizionale ebraica, prendevano
di brutto, e criticavano le informazioni sulla Nile, perché dicevano non fu, non è mai esistita Nile. Bene, finché nel 1840 due archeologi, Botta, francese, archeologo, lei era inglese, scoprirono da bolle millenari l'antica città. E quando hanno decifrato e ripulito, hanno trovato che si trattasse di nome Nineveh. E non solo, hanno trovato le descrizioni, il palazzo dell'imperatore che visse in quella città. La biblioteca di un altro imperatore a Surbaniba. Hanno trovato praticamente il palazzo dell'imperatore Sargon. L'altro, hanno trovato anche la biblioteca di Surbaniba nell'antica città di Nineveh, che contava una biblioteca di circa 22.000 tavolette di terracotta, con le cronache descritte in maniera numerica. E cosa interessante, guardate qui non solo si sta parlando dell'esistenza dell'antica città di Nineveh, si sta parlando dell'esistenza di Re Sargon. Sargon Melech Assur, il re degli Assiri, Sargon, il palazzo dell'imperatore Sargon, quindi più piccoli dettagli. Quindi non credevano e si dubitava l'esistenza della capitale degli Assiri Nineveh. Qui hanno trovato non soltanto la conferma dell'esistenza della capitale degli Assiri dell'VIII secolo a.C. Nineveh, ma perfino l'esistenza dell'imperatore Sargon, e anche gli scavi archeologici hanno dimostrato l'esistenza del re Sennacherib. Quindi ecco la prova materiale, grazie agli scavi archeologici e grazie anche alle descrizioni che troviamo nel rotolo della prima grotta, la prova materiale che questo è un scritto degli antichi, perché riporta le informazioni che già nel V secolo non esistevano, non si sapeva dell'esistenza dell'antica città Nineveh. Quindi qui ci sono riportate informazioni che riguardano fatti accaduti nell'VIII secolo a.C., all'epoca di Sargon si calcola 720 a.C., quindi è veramente un scritto degli antichi che riporta piccoli dettagli che potevano sapere solo le persone che vivevano nell'epoca dell'imperatore Sargon. Quindi sono veramente scritti degli antichi che abitanti a loro volta studiavano, hanno ereditato e copiavano. La copia di questo scritto, il contenuto proviene dal contenuto dell'VIII secolo, dell'epoca dell'imperatore Sargon. Questa copia è recente, del secondo secolo a.C., ma stiamo parlando sempre di 2200 anni fa. Bene, in questo rotolo, la voce di qui, uno, colui che parlava in mezzo a quegli esseri celesti, la voce ha dato una sfida a tutte le generazioni, a tutti i popoli. Questa sfida già all'epoca dell'imperatore Sargon è giunta e giunge a noi, grazie a questi rotoli antichi, fino ad oggi nel terzo millennio. Traduzione: si radunano insieme tutte le nazioni, si riuniscono i popoli. Chi tra di loro può annunciare questo e farci udire le cose passate? Quindi ha rivelato, abbiamo indicato poco fa le profezie che vedremo nelle prossime sere, e dopo tutte quelle dice: chi è tra i popoli che può annunciare cose del genere? Ci annunciano le cose del passato che hanno rivelato il futuro nel passato. Presentino i loro testimoni per essere giustificati, o ascoltino essi dicono è vero. Le espongano, in traduzione, ci annunciano ciò che accadrà. Ecco il vero testo. Ci annunciano ciò che accadrà. Questi scritti, questa voce che parlava, ha fornito l'informazione dei tempi antichi sul futuro e fa la stessa sfida. Il test, vero test. Ecco, da qui passavano considerati rotoli speciali. Rotoli in cui ci sono porzioni sul futuro e sono accadute, venivano considerati e selezionati come rotoli speciali che provengono da lui. Continua il testo, la traduzione: dichiarino quali erano le cose passate perché possiamo considerare e conoscere il compimento, oppure annunciateci ciò che avverrà, annunziateci ciò che avverrà nel futuro, e così sapremo che siete dei Elohim potenti. Questo è il test. Si parte del bene del male finché rimaniamo sbigottiti nel vedere insieme. Ecco, vi siete nulla e la vostra opera è niente. Ricordate questo e mostrate agli uomini, richiamatelo alla mente. Quindi dice: fornite le prove, richiamatelo alla mente.
ricordate le cose mostrate di molto tempo fa, perché io sono Elohim e non c'è alcun altro, sono Elohim e nessuno è simile a me, sentite qui traduzione, che annuncio la fine fin dal principio e molto tempo prima, le cose non ancora avvenute. Cioè palesemente dice, le profezie sul futuro le dà lui, con quale scopo? Annuncio in anticipo le cose e dice, popoli, radunatevi, dite una cosa del genere. Annuncio le cose dal principio. E sentite qui cosa dice? Da ora ti faccio dire cose nuove, cose nascoste che non conoscevi. Esse sono create ora e non dal principio. Prima di oggi non l'avevi udite perché tu non dica, ecco io le sapevo. No, tu non l'hai né udite né saputo riguardo il futuro. Chi è come me lo proclami pure, lo dichiari e ne fornisca le prove. Sentite, sembra l'approccio della scienza galileana, ne fornisca le prove. Annuncino loro le cose che avverranno, gli avvenimenti che avranno luogo. Chi ha annunciato questo fin dal principio perché lo sapessimo molto prima, perché potessimo dire è giusto? Non c'è nessuno che abbia annunciato questo, nessuno che l'abbia proclamato, nessuno che abbia udito le vostre parole. Per primo io l'ho annunciato a Sion e a Gerusalemme, a Gerusalemme. Ecco perché quasi tutti i testimoni oculari erano ebrei e sono maggior numero di scritti in ebraico, oltre ebraico e aramaico. Con quale scopo ha rivelato le cose riguardo il futuro? Sentite qui. Perché dall'est a ovest si riconosca che non c'è nessun Elohim fuori di me. Io sono l'Eterno, Yod-Heh-Vav-Heh, e non c'è alcun altro. Annunziate e presentate le vostre ragioni, si consigliano pure insieme, popoli così via. Quindi la ragione è più che rivelata. Ha dato una prova materiale che è lui che rivela il futuro e nessuno si può paragonare a lui. È una prova materiale in questi rotoli, perché i rotoli sono materiali. La scienza galileana può ogni giorno esaminare, leggere questi contenuti, paragonare come descritto e come invita la nostra prima grotta di controllare i luoghi descritti e vedere che ogni giorno si ripetono le stesse cose con i luoghi descritti e come nel passato ha rivelato le cose sono andate esattamente come descritte molto tempo in anticipo, prima della fine, dall'inizio descritte. E adesso per concludere questa serata andiamo a leggere insieme delle descrizioni che abitanti di Qumran, per cui capiamo perché questo gruppo degli ebrei ha scelto di isolarsi, di andare a vivere nel deserto della Giudea, di fronte Mar Rosso, vicino a quelle caverne, e porre il centro della loro esistenza legata a quella struttura del villaggio di Qumran. Ecco perché nei rotoli antichi, nei rotoli degli antichi che loro leggevano, hanno trovato le descrizioni di un grande avvenimento che stava per realizzarsi nella loro epoca. E nei rotoli che loro copiavano, vengono praticamente a trasparire, a riflettersi in parole delle scritte degli antichi, in cui nei loro stessi rotoli, di cui loro sono autori, si dice, si vede che loro aspettavano e si consideravano la generazione della visita, la generazione della fine dei giorni. E quale giorni? Ebbene, ci sono nei scritti degli antichi le descrizioni che parlano dell'arrivo dell'essere personale che è stato indicato con quelle scritte ebraiche, Yod, He, Vav, He, quell'essere personale a cui voce parlava, che sarebbe apparso personalmente dalla tribù della Giudea, nel deserto della Giudea, in Israele, in quei tempi, in quell'epoca. E nei scritti degli antichi ci sono le descrizioni quante cose avrebbero preceduto la sua apparizione e esattamente alla fine di quali giorni, c'è una profezia che vedremo nei scritti degli antichi, alla fine di quali giorni descritti questo essere personale supremo, indicato con quelle quattro lettere ebraiche, Yod, He, Vav, He, sarebbe apparso. Ebbene, guardate qui una cosa interessante. Eccolo qua. Questo è il testo della quarta grotta di Qumran. È una compilazione dei testi, dei scritti degli antichi, che parlano di questo Messia, Mashiach in ebraico, questo Mashiach che sarebbe apparso dalla tribù di Giuda, che sarebbe apparso dagli ebrei, da Israele, dalle famiglie, i figli di Giacobbe,
E in questo testo c'è una citazione profetica che riguarda il futuro e l'apparizione di questo essere supremo con le parole di un vecchio profeta, Balaam, in cui si dice così, e queste parole vengono copiate e calcolate 100 anni prima di Cristo. Un astro, una stella sorgerà da Giacobbe, da Israele, e uno scettro si alzerà da Israele. Da Giacobbe, da Israele, aspettavano l'arrivo di questo dominatore. Quindi è stato detto che un astro, una stella apparirà. Attenzione, questo non è la cosa scritta dopo. Perché è importante specificare questo? Perché questo testo che appare qui, in questo brano qui, e ci sono stati trovati i resti delle copie, dei rotoli in cui si cita questa profezia, l'apparizione di una stella, quando sarebbe apparso questo essere, questo dominatore di Israele, allora è stata trovata in Babilonia antica, oggi Iraq, una tavoletta antica che raccontava di quanto è accaduto a cavallo tra era prima di Cristo e l'era dopo Cristo. Nell'antica città di Sippar, sull'Eufrate, sede di un'importante scuola di astrologia babilonese, fu trovata una tavoletta, questa qui, con le forme dove sono riportate tre luminosissime congiunzioni di Giove con Saturno nella costellazione dei Pesci nell'anno 7 d.C. Quindi c'è una testimonianza di apparizione di una stella loro. Voi sapete che i babilonesi hanno gettato le basi della moderna astronomia, non astrologia, moderna astronomia. Loro osservavano ogni notte il cielo, qualsiasi cosa, quindi molte cose che hanno descritto, lasciato le descrizioni, sono molto valide per la moderna astronomia d'oggi. Quindi hanno avvistato che in quell'epoca c'era l'apparizione di un astro, di una stella che si collocava in quella zona, e grazie a questi dati di questa tavoletta cuneiforme si sta parlando quando è accaduto questo fatto qui. Ora, la cosa interessante è questa, che il testo che abbiamo letto invece è del 100 avanti Cristo, quindi è copiato un secolo prima dell'apparizione di questo astro, di cui non parlano gli ebrei o abitanti di Qumran, che potrebbero dire critici, ebrei inventano profezie e le realizzano e descrivono che passa. No, qui sono i babilonesi antichi a dare delle informazioni su apparizioni di questa stella, quindi fuori dal popolo ebraico, fuori da queste profezie. E abbiamo la copia di questa profezia che annuncia che in una determinata epoca ci sarà un'apparizione speciale di un astro, una stella, quando questo essere imponente, questo Mashiach, questo essere supremo sarebbe apparso, questo dominatore, avendo le origini ebraiche di Israele. E questa descrizione e altre che abitanti di Qumran copiavano erano molto importanti per loro. Guardate un'altra descrizione ancora. È stato, adesso vediamo insieme, è stato, vedete questo documento qua, questo è soltanto una delle 8 copie dell'antico rotolo, copie dei rotoli di Daniele, Sefer Daniele. È uno dei più importanti rotoli scritti degli antichi che abitanti di Qumran prendevano in considerazione, perché leggevano in particolare le profezie di Daniele che riguardano l'apparizione di questo essere messianico, questo Messia. Qui sono i resti della copia della quarta grotta, 4Q112, la copia di Daniele, con sia descrizioni in ebraico sia in aramaico, e perfino un passaggio identico come abbiamo Daniele nel testo masoretico, aggiunta con le puntine e le vocali. E cosa interessante è questa cosa qui. 8 copie di Daniele, si vede anche nella traduzione in greco di Daniele, e anche nel testo masoretico, ma non solo. Nelle copie di Daniele, abitanti di Qumran hanno trovato una descrizione affascinante, cioè fantastica, cioè qui, nei resti di questo rotolo, della 11ª grotta detta dei pipistrelli, 11Q13, che è chiamata il rotolo di Melchizedek, si sta parlando di Messia. E quando si sta parlando di Mashiach, di questo essere personale, germoglio di Davide, che verrà dalla tribù di Giudea, avrà le origini giudaiche,
verrà dalla stirpe regale, dai re, sarà un principe, avrà una discendenza nobile. Si sta parlando di questo Messia e qui citano, nella colonna numero 2 di Resi Cristo Rotolo, citano la profezia di Daniele, parlando come dice Daniele, profeta, riguardo il Messia, e citano che ci saranno un tot di settimane fino all'arrivo di Messia. L'espressione citata dal Sefer Daniel, fino a Messia vi saranno altre 7 settimane, sono riprese esattamente dalle copie e dalle profezie di Daniele. Quindi loro, capitolo 9 di Daniele, avevano, e come si vede da questo testo, che profezia delle 70 settimane che adesso andremo a leggere indica quando il Messia sarebbe apparso in terra. Seconda cosa, c'era descritto che guardate questo testo è del primo secolo avanti Cristo, quindi non c'è una truffa, è stato indicato prima quando il Messia, secondo questi calcoli matematici e profezie, sarebbe apparso. Loro lo leggevano, sapevano e copiavano 100 anni prima dell'apparizione della stella che sarebbe apparso una stella. E altra descrizione molto interessante che è stata trovata, ecco, questo sono versi di rotoli in cui loro citano le descrizioni sul Messia, citano testi dell'antica Tanakh, dei profeti, e citano in particolare il loro profeta preferito, e qui citano le cose descritte che riguardano i tempi della fine dei giorni, e qui citano come dice, come sta scritto nel libro del profeta Daniele. Quindi erano attaccati alle sue descrizioni. In questo libro, praticamente i rotoli, trovavano la descrizione delle 70 settimane, che poco fa abbiamo visto, non citato. Le settimane che devono essere la profezia del capitolo 9, che deve essere realizzarsi prima del ritorno di Messia. Quindi, abbiamo rotoli. 100 anni prima di Cristo, le copie, qui è stato detto che sarebbe apparsa la stella, che entro un tot di periodi, vedremo per poco 70 settimane, un periodo sarebbe apparso Messia. E l'altra cosa interessante, questo è il commentario degli abitanti di Qumran, in cui citano diverse parti della Genesi. Grazie a questo commentario ci sono le parole che ci riportano la descrizione che il Messia verrà della tribù della Giudea. E chiunque vuole sapere di più della traduzione sia in inglese della colonna 5 che parla di questa cosa qui, colonna 5 di questo rotolo, dal versetto a versetto, sia in inglese o sia in italiano, poi ve lo posso indicare, qua c'è del libro, è esattamente la citazione 100 anni prima di Cristo della profezia che dice così: lo scettro del re non sarà rimosso dalla Giuda, da Giudea, dai giudei, né il bastone del comando di fra i suoi piedi finché venga lui, Shiloh, il Messia, e a lui ubbidiranno in futuro i popoli. Loro hanno atteso questo Messia dalla tribù della Giudea, quindi fu detto che lo scettro non sarà rimosso dai giudei finché non apparirà questo essere personale Messia. Quindi guardate qui la situazione politica: quale sarà in Giudea quando il Messia sarà apparso? Sarà tolto il re, il scettro, ai giudei. Ci sarà una stella e entro settimane, 70 settimane descritte, apparirà il Messia. Ci sono ben 3 precise descrizioni nei rotoli, copiate secolo prima, centinaia di anni prima, che abitanti di Qumran leggevano e copiavano. E adesso andremo a leggere insieme l'attesa che non soltanto abitanti di Qumran, ma anche altri giudei, ma non soltanto giudei, anche altri popoli che leggevano questa informazione in lingua greca, nella famosa traduzione 70, leggevano e sentite. Grazie a queste profezie che abbiamo citato, abitanti di Qumran, nel rotolo della prima grotta, hanno letto che bisogna preparare la via del deserto, deserto della Giudea, perché dalla Giudea apparirà questo personaggio straordinario. E in questo rotolo che hanno scritto loro, regola della comunità, colonna 8, citano il testo che c'è nel scritto degli antichi: preparate la via al Yod-Heh-Vav-Heh, questo essere personale scritto con 4 lettere. E qui vedete queste 4 lettere, non osavano neanche di scrivere nei loro scritti il nome di questo essere supremo. Questi 4 punti sono 4 punti che indicano il suo nome.
E c'è il testo della tua prima gloria: preparate la via nel deserto, ogni valle sia colmata e ogni occhio, ogni uomo, ogni carne, persona vedrà apparizione di questo essere supremo, Yod che va nel deserto, in Giudea. Quindi sono andati nel deserto della Giudea, vicino al Mar Morto, qui per preparare, attendere l'arrivo di questo personaggio. Perché in quell'epoca? Ebbene, questo negli ultimi 60 anni non è stato detto in televisione, non è stato scritto nei libri, perché abbiamo perso troppo tempo, noi cubanisti studiosi, a vedere a che ora abitanti di Cuba mangiavano, come si vestivano e da dove venivano canali in cui veniva decantata l'acqua. Invece le cose straordinarie che sono gli scritti degli antichi è stata trovata, e c'è la chiave che indica perché abitanti di Cuba in quell'epoca sono andati nel deserto. Sono andati perché la prima grotta già indica, aspettavano l'apparizione del Messia, ma perché in quell'epoca? Questo si trova bene una risposta nelle citazioni che abbiamo visto. Studiavano i rotoli di profezie di Daniele. C'era un calcolo matematico che indicava entro quale periodo della storia epoca sarebbe apparso Messia. E abbiamo citato poco fa dove parlo di quelle settimane profetiche dopo quale, come dicono loro, dopo 7 settimane e altre settimane sarebbe apparso il Messia, citando Daniele. Ecco perché in quell'epoca si consideravano generazioni della visita, generazioni della fine di quei giorni descritti lì. E tutto questo, praticamente, non soltanto che conoscevano gli abitanti di Qumran, ma anche i giudei fuori di Qumran. E non soltanto giudei, ma anche altri popoli che, a loro volta, leggevano queste descrizioni sul futuro in lingua greca. Guardate cosa ci dice Storico Svetonio riguardo l'epoca del primo secolo. All'inizio dell'era cristiana cresceva per tutto l'Oriente l'antica e costante opinione che fosse scritto nel destino del mondo che dalla Giudea sarebbero venuti in quel tempo, Giudea è in quel tempo i dominatori del mondo. Tacito racconta che i popoli erano persuasi che verso questo tempo, anche lui accenta a questo tempo, l'Oriente sarebbe salito in potenza, che dalla Giudea, sottolinea anche lui, sarebbero venuti i dominatori del mondo. Giuseppe Flavio racconta nelle guerre giudaiche che nel primo secolo in Israele si credeva che una profezia negli scritti speciali rivelasse che in quel tempo uno proveniente dal loro paese, dalla Giudea, sarebbe diventato il dominatore del mondo. Bene, riguardo questo dominatore del mondo, quindi sapevano, la situazione politica è questa. Prima della sua apparizione sarebbe apparsa la stella. Abbiamo visto che è stata trovata la descrizione dell'astro della stella in quell'epoca. Seconda cosa, la situazione politica. Questo essere personaggio, personale, Messia, sarebbe apparso e alla sua apparizione la situazione politica in Giudea sarebbe cambiata. Lo scettro dei giudei sarebbe stato tolto, rimosso quando lui sarebbe apparso. Lo sapete cosa è successo in quegli anni? Se torniamo leggermente indietro, all'epoca dei Romani, guardate che situazione politica c'era in Giudea. Ai tempi dei Babilonesi, anzi, ai tempi di Saul, ai tempi di Davide, da quando ebrei e giudei hanno avuto i re, per 1000 anni Giudea ha avuto i re. Lo scettro non è stato rimosso dai discendenti della stirpe regale dei giudei e dei principi. E perfino quando la Babilonia deporta gli ebrei in Babilonia, Nabucodonosor l'imperatore lascia che a Giudea ci sia il re, che ci sia il scettro, che non è rimosso dai giudei. E la cosa interessante è che quel scettro continua a esserci praticamente nei secoli fino all'epoca dei Romani. E all'epoca dei Romani, guardate cosa accade. Eccoci qua. Siamo negli anni di Erode il Grande, c'è Ottaviano Gaio, imperatore Augusto, Cesare Augusto, da 31 fino a 27, no, da 27 fino a 14, e ci abbiamo Erode il Grande. Cosa succede? Alla morte di Erode il Grande, il suo figlio è re,
sopra la Giudea, Archelao. I giudei non sopportano più Archelao, chiedono ai romani di intervenire e questi tolgono. Vedete il posto dal ruolo di re, e da quel momento, praticamente, guardate, dal quarto anno prima di Cristo fino al sesto anno dopo Cristo, in quale epoca Archelao era governatore di Giudea, lo scettro dei giudei viene tolto. Dopo 1000 anni lo scettro dei giudei viene tolto, prima volta viene cambiata la situazione politica, come è stato detto, quando apparirà il Messia. E cosa succede? Abbiamo dei procuratore Coponius dal sesto anno fino al decimo, poi abbiamo Marcus Ambivius dal decimo al tredicesimo, poi abbiamo Annius Rufus dal tredicesimo al quindicesimo dopo Cristo, poi abbiamo Valerius Gratus dal quindicesimo al ventisettesimo e dal Ponzio Pilato dal 26 al 35. Lo scettro dei giudei è rimosso. Quindi esattamente le cose che sono state dette nei rotoli antichi copiati secoli prima venivano attese perché abitanti di Qumran vedevano che si stavano realizzando le cose: apparizione dell'astro, la situazione politica in Giudea cambiava, lo scettro è stato rimosso. E l'altra cosa, nel deserto della Giudea aspettavano l'apparizione di questo essere supremo di origini giudaiche. E guardate riguardo a lui cosa leggevano nel rotolo della prima grotta: sulle sue spalle riposerà l'impero, sarà chiamato, traduzione rotolo prima grotta, 2 secoli prima di Cristo, consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno. Riguardo a lui sentite cosa c'era scritto questo essere personale messianico della stirpe della Giudea: come molti erano stupiti di te, il suo volto era diverso da quello dei figli dell'uomo, così egli aspergerà molte nazioni. I re e la nazione chiuderanno la bocca davanti a lui, perché vedranno ciò che non era mai stato loro narrato e comprenderanno ciò che non avevano udito. Quindi è stato detto le caratteristiche di questo essere giudaico messianico. E adesso andiamo, grazie alle 8 copie di Daniele trovate nelle 3 grotte di Qumran, a leggere le descrizioni che possiamo avere sia in base alle 8 copie sia in base alla traduzione dal greco e anche in base al testo masoretico riguardo alla profezia che riguarda l'apparizione di Messia. Si trova nel capitolo 9, resti del capitolo 9 sono stati trovati, poco fa ho citato 4Q252 e altri reperti 4Q175, in cui citavano le profezie dell'arrivo di Messia e le profezie di Daniele. Ecco qui la traduzione, sentite queste parole riguardo 70 settimane. Daniele, fai attenzione al messaggio e comprendi la visione. 70 settimane sono stabilite per il tuo popolo e per la tua santa città, per far cessare la trasgressione, per mettere fine al peccato, per espiare l'iniquità, per stabilire una giustizia eterna, per sigillare visione e profezia, per ungere il luogo santissimo. Sentite qua, da quanto partono queste 70 settimane fino al Messia? Sappi, traduzione, continua, perciò intendi che da quando è uscito l'ordine di restaurare e ricostruire Gerusalemme è stata distrutta, fino al Messia in principe vi saranno 7 settimane, ecco queste 7 settimane di cui parlano gli abitanti di Qumran, fino al Messia vi saranno 7 settimane, questa citazione che è stata trovata nei loro rotoli 100 anni prima di Cristo, copiate e studiate, e altre 62 settimane, Gerusalemme sarà ricostruita, restaurata e ricostruita. Quindi è molto preciso il testo. Fino al Messia, dal decreto di costruire Gerusalemme che è stato distrutto dai babilonesi nel 586, quindi dice così: Daniele, quando esce il decreto di costruire Gerusalemme, già distrutta, fino al Messia passeranno 7 più 62 settimane, è semplice, semplicissimo. E quindi il decreto di costruire Gerusalemme esce nel autunno e che sarebbe 457 anni prima della nostra epoca, della nostra era. Grazie alle scoperte archeologiche, tavolette che hanno trovato sia babilonesi che a livello cristiano e così via, si riesce a risalire esattamente, a capire non soltanto quanti anni fa, prima della nostra era, è partito il decreto di costruire Gerusalemme, ma perfino che stagione dell'anno era. Era autunno del 457 a.C. esce il decreto
di costruire Gerusalemme. C'erano ben tre decreti, nel 536, da parte di Persiani, nel 520, ma solo il terzo, nel 457 anni prima della nostra era, fu decretato l'ordine di costruire Gerusalemme. Quindi da questo autunno fino al Messia è facile, dice il testo, 7 settimane 62. Quanto fanno 7 e 62? 69. Ecco, allora andiamo a vedere. 69 settimane, dice Daniele, fino all'apparizione di Messia, sono 69 settimane. Quando? Da quando esce il decreto di costruire Gerusalemme? E il testo dice 70 settimane sono date al tuo popolo, ma fino al Messia passeranno 69 settimane. 62 più 7. Se noi andiamo a mettere da 457 le 69 settimane, non sono neanche due anni. Quindi nel V secolo inizia il decreto prima di Cristo, e nel V secolo avanti Cristo dovrebbe apparire il Messia. Una domanda: perché abitanti di Qumran aspettavano la visita del Messia nel loro epoca? Perché si consideravano una generazione e figli della luce che aspettavano la generazione della fine di questi giorni? Loro citavano la fine di questi giorni profetici in cui doveva apparire Messia nel loro epoca, e siamo nel primo secolo della nostra era, nell'impero romano. Perché? Hanno trovato nei scritti antichi, e tra i scritti che hanno copiato sono state trovate diverse copie di Ezechiele, il profeta, in cui la voce dall'alto ha rivelato riguardo le profezie che hanno dei giorni sul futuro che un giorno profetico equivale a un anno reale della storia. Quindi 490 anni, cioè 490 giorni, 70 settimane, non sono due anni quasi, ma 5 secoli. Ecco perché alla fine di 5 secoli abitanti di Qumran, ma non solo loro, il mondo quasi intero, dice Svetonio, dice Tacito, dice Giuseppe Flavio, aspettavano in quell'epoca, in quel tempo della Giudea, apparizione di questo dominatore. E infatti ecco qui, possiamo citare diversi resti dei rotoli di Sefer Ezechiel, e qui sia nella traduzione dal greco sia nel testo masoretico si parla ti impongo un giorno per ogni anno, ogni giorno della profezia riguardo ad avvenimenti futuri, dice ti impongo, corrisponde a ogni anno della storia, un giorno per ogni anno. Quindi partendo dall'autunno 457 avanti Cristo, mettendo 7 settimane, 62, che sono 483 giorni, dice dopo quale apparirà il Messia, partendo dal decreto dell'autunno 457, arriviamo nell'autunno che finiscono questi 483 anni o giorni profetici nel primo secolo della nostra era, in cui abitanti di Qumran aspettavano l'apparizione di Messia. E cosa succede? Loro scrivono, attendono nel deserto della Giudea l'apparizione di questo Messia. E lo sapete che la fine di 483 anni dal decreto corrisponde al 27° anno. E situazione politica era quella: lo scettro della Giudea è stato rimosso, c'era già l'apparizione della stella. E cosa succede? Abbiamo l'impero romano, il Cesare e Tiberio, ed era già il 15° anno del suo regno. Quindi il Tiberio cominciò a regnare nell'anno 12 della nostra era, nel 14 viene proclamato per imperatore, ma già regnava, governava con gli altri dall'anno 12. E il 15° anno del suo regno corrisponde al 27° anno. Quindi situazione politica: c'è Tiberio e Cesare. E non solo, la cosa interessante, ecco perché in quell'epoca già scelto e rimosso dai giudei, ci sono procuratori, autorità, governatori romani che hanno tolto lo scettro della Giudea, non ci sono più re della Giudea, e quindi la Giudea è governata dai romani. Aspettano, dice Tacito, aspettavano che dalla Giudea in quel sottotempo, verso questo tempo, sarebbe apparso questo Messia. Guardate il testo cosa dice, cosa accadrà al Messia, guardate la precisione matematica. Fino al Messia, Nagid, Mashiach Nagid, il principe, vi saranno 7 settimane e altre 60 settimane. Gerusalemme, che era distrutta, dice, sarà restaurata, ricostruita. E sentite, infatti, c'è il secondo nuovo tempio che all'epoca dei Romani era già abbellito da Erode e dei Romani. Sentite cosa dice il testo riguardo il Messia:
Dopo le 62 settimane, quindi 7 settimane, altre 62, quindi dopo il 27esimo anno, qui scadono queste 7, 62 settimane, cosa accadrà al Messia? Mashiach Yikaret, in ebraico. Messia sarà eliminato, distrutto, messo a morte, tagliato. Messia sarà messo a morte, nessuno sarà per lui. Che andate a vedere dal greco o dal testo masoretico ebraico, è sempre così, Yikaret, abbattuto, Mashiach, punto, nessuno sarà per lui. E lo stesso nella pagina della Tanakh attuale, ebraica, che viene da Gerusalemme, lo stesso c'è Mashiach, Yikaret Mashiach, sarà eliminato, distrutto, tagliato, abbattuto il Messia. Quindi è stato indicato, che leggiate in altre traduzioni, è sempre così. Quindi cosa succede? È stato indicato esattamente l'epoca in cui il Messia sarebbe apparso, e dopo quale epoca? Dopo il 27esimo anno della nostra epoca, Messia sarebbe messo a morte. Sentite cosa si dice in questo testo riguardo 70 settimane. 70 settimane Daniele sono andato al tuo popolo, dopo 62-69 settimane apparirà il Messia. Scelta stato tolto, apparizione della stella, e sentite qui sarà giudeo, e sentite che cosa dice? Riguardo l'ultima settimana, 70esima, sentite qui, Messia sarà messo a morte. In una settimana Messia stabilirà un patto con molti, in mezzo alla settimana farà cessare sacrificio e offerta. In mezzo alla settimana Messia sarà messo a morte e farà cessare sacrificio e offerta. Se andiamo a contare mezzo della settimana, perché settimana o sette giorni profetici, che sono sette anni della storia, quindi Messia apparirà pubblicamente nell'autunno 27 dopo tre anni e mezzo, e mezza settimana, quindi nella primavera del 31esimo anno del nostro calendario Messia deve essere messo a morte. Guardate con quanta precisione c'è questa descrizione. E siccome decreto è partito nell'autunno del 457 a.C., dopo 483 anni, siamo nell'autunno 27esimo anno, metà della settimana dopo questi anni Messia sarà messo a morte, metà della settimana è primavera, 31esimo anno. È incredibile, ma è descritto esattamente precisione, epoca, quando, cosa e dove accadrà. E quindi, cosa interessante, nella grotta 4 sono stati rinvenuti gruppi dei salmi, dei testi, dei canti profetici che rivelano delle cose interessanti, per esempio resti del Salmo 22 nella grotta numero 2, due secoli prima di Cristo. Parole: poiché cani mi hanno circondato, un suolo di malfattori mi ha attorniato, mi hanno forato le mani e i piedi, mi hanno forato mani e piedi, posso contare tutte le mie ossa, essi mi guardano e mi osservano, spartiscono fra loro le mie vesti e tirano a sorte la mia tunica. Quindi è stato indicato che ci sarà questo personaggio della Giudea, esattamente quando, dove apparirà, che cosa accadrà e in quale maniera. Forati piedi e mani, mi hanno forato piedi e mani. Ma nella grotta 1 di Qumran, dove Muhammad ibn Trabi fu trovato questo rotolo, chiede, seconda datazione della fisica atomica, secondo secolo a.C., ci sono le profezie riguardo a questo Messia. E si dice proprio forato, sarà trafitto, forato. Quindi in questo essere giudaico, davanti al quale i re crederanno la bocca, su cui le spalle riposa impero, e il suo volto era diverso dagli altri, sarà chiamato Padre Eterno, Dio Potente, anche se uomo è giudeo. Dice, continuano le iscrizioni messianiche, ma egli è stato trafitto, traduzione, per le nostre trasgressioni, per i nostri crimini, per le nostre colpe, schiacciato per le nostre iniquità, il nostro male. Il castigo per cui abbiamo la pace è su di lui, e per le sue ferite di vigore noi siamo stati guariti. 200, cioè il secondo secolo, più di 100 anni prima di Cristo, sono state compiate in questa grotta nascoste queste parole. Ognuno di noi seguiva la propria via e l'Eterno ha fatto ricadere su di lui colpe, iniquità di noi tutti, maltrattato, umiliato, non ha perso bocca. Attenzione, non sono parole del Vangelo, sono le parole profetiche secoli prima di Cristo, copiate più di 100 anni qua, in questo luogo nascoste qui. Come un agnello condotto al macello, come pecora muta davanti ai suoi tosatori, non ha perso bocca. Ha versato la sua vita fino a morire, quindi non ha posto resistenza, anzi si è lasciato trascinare, ha versato la sua vita fino a morire ed è stato annoverato, sentite qui in traduzione della prima grotta,
fra i criminali, annoverato fra i malfattori. Egli ha portato le colpe, il peccato di molti, e sentite la reazione, ha interceduto per i criminali, per i trasgressori. Cioè questo non è il Vangelo, sono le profezie in anticipo che parlano cosa, quando, dove, in quale maniera cadrà in Giudea a questo essere supremo. Sentite qua, ha interceduto per i trasgressori riguardo la tomba. Gli avevano assegnato la sepoltura con gli empi, ma nella sua morte fu posto col ricco, perché non aveva commesso alcuna violenza e non c'era stato alcun inganno nella sua bocca, rotolo della prima gloria, offrendo la sua vita in sacrificio per le colpe, per il peccato. Egli vedrà il futuro, quindi anche se è messo a morte si dice che il futuro di nuovo vedrà, sarà vivo. Egli vedrà il frutto del travaglio della sua anima e ne sarà contento, soddisfatto, felice. Per la sua conoscenza renderà giusti molti. Guardate qui, si dice la profezia che ha preso le colpe di tutti, ma non tutti saranno giustificati. Molti. C'è libero arbitrio, non tutti vogliono rivolgersi a lui. Dice, per la sua conoscenza renderà giusti molti, come? Perché si caricherà delle loro iniquità. Quindi Rotolo racconta che non si diventa giusti perché noi facciamo qualcosa di buono per togliere le colpe del passato. Rotolo racconta che noi possiamo diventare giusti se lui ci conosce, lo conosciamo, perché lui si è caricato, si carica delle nostre colpe, di iniquità. Così si ottiene la giustizia qui descritto. E sentite un'altra cosa, le descrizioni che parlano ancora di più. 70 settimane, copiamo, leggevano, sono date al tuo popolo, città distrutta sarà ricostruita, alla fine di quelle settimane Messia sarà messo a morte e nessuno sarà per lui. E cosa succede nuovamente a Gerusalemme, al santuario costruito? Sentite qui le parole. Dopo la morte di Messia qui si dice che il Tempio di Gerusalemme, il santuario, sarà distrutto nuovamente. E Gerusalemme è esattamente quello che accade nel 70 d.C. Nel 68 il villaggio di Qumran viene praticamente distrutto. È esattamente quello che è stato detto. E guardate la cosa interessante. L'anno quindicesimo dell'imperatore Tiberio Cesare corrisponde all'anno in cui Ponzio Pilato era governatore della Giudea. Nel quindicesimo anno in Giudea, storici, Talmud babilonese, la tradizione del mio popolo che racconta di quante cose sono accadute in quell'epoca, in quella settimana di anni, all'epoca in Giudea, in quel luogo lì. E guardate una cosa, attenzione, non sono evangeli, stiamo parlando dei documenti, delle tracce, dei documenti storici. Giuseppe Flavio parla, Tacito parla, quante cose sono accadute e che cosa è accaduto in Giudea sotto Tiberio e sotto Ponzio Pilato in Giudea in quell'epoca lì. È la cosa impressionante vedere che quando si paragonano questi testi scritti dai storici, le tracce storiche sull'esistenza di un uomo in Giudea, in quell'epoca, in quel luogo a cui sono accadute in quelle maniere le cose descritte, e oggi dopo 2200 anni vedere rotoli in cui due secoli prima o 100 anni prima fu copiato e detto che in Giudea, in quell'epoca, in quella maniera a un personaggio giudeo accadranno queste cose e tutte si realizzano, è affascinante. Queste sono le cose, le reperti materiali che la scienza galileana può verificare, leggere ogni giorno e paragonare. E il rotolo della prima grotta dice: controllate, guardate, ogni cosa descritta esattamente come data in anticipo. E quindi la cosa interessante, anche nei scritti, manoscritti siriaci, abbiamo le descrizioni che parlano di quanto accade riguardo alla distruzione di Gerusalemme, riguardo a questo re dei giudei che è stato proclamato e così via, e riguardo anche il Talmud babilonese che parla di questo essere giudaico che c'era, e anche poi abbiamo delle tracce, descrizioni, 500 copie in greco, testimoni oculari, discepoli che hanno seguito questo essere personale giudaico in quell'epoca lì. Ed è interessante vedere il paragone, quindi si sta parlando dell'epoca di Tiberio Cesare. Ebbene, i testi secoli prima descrivono che in quell'epoca sarebbe apparso il Messia, e si sta parlando che c'era Ponzio Pilato. E cosa interessante, i suoi discepoli raccontano che l'anno in cui Yeshua, Gesù, detto il Messia, Mashiach, giudeo, venne e si proclamò personalmente come personaggio messianico, l'anno in cui è accaduto, è venuto, si è battezzato da detto Giovanni il Battista, di cui anche Giuseppe Flavio parla,
Aveva circa 30 anni e quando si è battezzato pubblicamente rappresentato tra il popolo come Messia era il 15° anno dell'imperatore del Tiberio Cesare, che corrisponde al 27° anno. Guardatevi una cosa interessante, riguardo questo essere giudaico in Giudea, Tacito, quando parla dell'incendio di Roma e dice la colpa fu dati cristiani, ricorda e dice che loro hanno avuto questo nome cristiani dall'origine da Cristo, e sta parlando che fu condannato a morte sotto e siamo gli anni Tiberio, e dove? In Giudea. E sotto quando? Quali anni? Sotto gli anni di Ponzio Pilato. Come tornano le cose? Guardate un'altra cosa interessante. La stessa cosa Giuseppe Flavio nell'antichità giudaica racconta, e si vede bene chiaro dai testi chiari ripuliti anche in altre lingue, togliendo quello che hanno cercato nel Medioevo di manomettere il testo di Giuseppe Flavio, vedendo in altre traduzioni, in altri rami di testi, ripulito il testo di Giuseppe Flavio nelle tracce, racconta così: in questo tempo ci fu un uomo saggio che era chiamato Gesù. La sua condotta era buona ed era noto per essere virtuoso. E sta parlando che questo giudeo visse lì, è accaduto in questa epoca, quando c'era il Pilato, quindi siamo negli anni di Tiberio e Pilato, e quando? In Giudea. L'altra cosa interessante, l'altro racconta: i re chiuderanno la bocca davanti a lui, perché vedranno ciò che non era mai stato loro narrato e comprenderanno ciò che non avevano udito. Incontro con i re. Infatti Giuseppe Flavio ci dice che questo giudeo ha avuto incontro con governatori romani che rappresentavano l'impero romano, con Ponzio Pilato. La stessa cosa Tacito dice, che questo giudeo in Giudea ha avuto incontro, fu condannato da Ponzio Pilato, Tiberio, quindi incontro con i re è avvenuto questo giudeo. La stessa cosa che scrivono nelle 500 copie dei musei suoi discepoli in greco. L'altra cosa descritta nel rotolo della prima crota, 200, secondo secolo di Cristo, più di 100 anni prima di Cristo, copiato: come molti erano stupiti di te, il suo volto era diverso da quello dei figli dell'uomo, così egli aspergerà molte nazioni. Si parla che questo giudeo coinvolgerà molte nazioni, non soltanto Israele. Infatti nel Talmud babilonese, il mio popolo ebraico, che odia questo personaggio storico, i capi anziani del popolo ebraico di quell'epoca odiava questo personaggio storico, ma non lo poteva negare, perché esistito letteralmente e materialmente in quell'epoca, in quel luogo geografico, e ci ricorda episodi legati a lui, e descrive che ha coinvolto tutta Israele. Lì si dice coinvolgerà molte nazioni, quindi una intera nazione è stata sconvolta da lui. Dice ha deviato tutta la nazione, ha deviato tutta Israele, ha deviato Israele. Ci sono stati molti personaggi che si spacciavano per il Messia, per i liberatori e di essere importanti, ma coinvolgevano un villaggio, una regione, ma non un'intera nazione. Prima volta abbiamo quell'epoca che uno sconvolge tutta la nazione. Infatti viene proclamato dall'intera nazione re Melech Yehudah. Melech Yehudah, l'ultimo re dei giudei conosciuto anche dai romani, da Ponzio Pilato, perché questa è la sua colpa politica, è questo personaggio qui. Viene proclamato sia dal popolo intero, ma anche Ponzio Pilato: che faccio con vostro re dei giudei? E la colpa e il titolo viene messo fino alla fine. E quando i sacerdoti, secondo i testimoni oculari, dicevano non scrivere che è il re dei giudei, ma scrivi che lui ha detto che è il re dei giudei. Testimoni oculari, nelle tracce si dice quello che è scritto, scritto, rimane così. Cosa interessante, loro descrivono che ha coinvolto la nazione, quello che fu detto con questo personaggio storico, coinvolgerà non solo una nazione, più nazioni, diventerà un caso internazionale. Ci sono stati molti falsi messia, liberatori che si spacciavano, erano criminali, combattevano i romani ma si affogavano nel sangue, appena coinvolgevano, accaparavano l'attenzione di 400.000 persone o qualche villaggio, regione, ma non intera nazione. Qui si dice, Giuseppe Flavio racconta, che questo storico, Giuseppe Flavio, storico, racconta, giudaico, storico romano anche, racconta che questo Yeshua, Gesù, aveva, dice, molti fra i giudei e fra le altre nazioni divenuto suoi discepoli. Quindi non soltanto che ha coinvolto Israele, ma anche altre nazioni, è diventato un caso internazionale. Questi sono i dati
E infatti vediamo perfino nei manoscritti siriaci, quindi un altro popolo, la Siria, sopra, che ricorda. Poi ci sono anche dei greci, discepoli raccontano interessati a questo personaggio, quindi a cui molte nazioni, prima volta nella storia abbiamo un personaggio giudaico che coinvolge e diventa un caso internazionale all'epoca dell'impero romano. E quindi loro scrivono di lui, scrivono quale vantaggio trassero giudei dal giustiziare il loro sapiente re, fu proprio dopo tale delitto che il loro regno fu distrutto, che ovviamente riferiscono alla distruzione di Gerusalemme. E quindi lo stesso anche Tiberio parla di cristiani, sono ormai in tutto l'impero. E quindi molte nazioni sono coinvolte nell'impero romano, perché lui ha coinvolto altre persone. E cosa succede? I suoi discepoli lo stesso lo parlano. La descrizione di come questo personaggio giudaico sarà messo a morte. Mi hanno trafitto piedi e mani, schiacciato, percosso. In un rotolo si sta parlando anche di sputare nel volto, strappare la barba, percosso, umiliato, trascinato al macello e così via, forato. E infatti è un modo di scrivere nell'epoca di Sargon. Nell'epoca di Sargon, e già dopo gli Assiri, i babilonesi giustiziavano le persone nella fornace ardente. Sono state trovate in Iraq i resti di come giustiziavano queste fornaci grandi che i babilonesi utilizzavano. Dopo di loro il vedo persiano, che combinava il modo loro conosciuto, giustiziava buttando le persone nella fossa dei leoni. Non utilizzavano il fuoco, per loro il fuoco era sacro. Invece i greci avevano altri modi, ma dopo praticamente 7-8 secoli arriva l'impero romano che giustizia le persone, mette praticamente a patibolo forando i piedi e le mani. Dice Rotolo, sarà trafitto. Infatti questo succede presso il giudeo praticamente, in quell'epoca, in quei luoghi, in questa maniera. Dice Giuseppe Flavio che questo essere giudeo, questo personale Gesù, sotto Pilato fu condannato a essere crocifisso e a morire, quindi trafitti i piedi e le mani. La stessa cosa dice Tacito, fu condannato a morte sotto Ponzio Pilato e i romani facevano con la crocifissione. E la stessa cosa dice Tacito babilonese, il mio popolo che è, i capi del mio popolo che in quell'epoca odiava questo personaggio storico, ma non poteva negare la sua esistenza materiale, dice che all'inizio volevano lapidarlo, ma alla fine finisce perché fu appeso. Dice, sentite qui il testo, guardate il testo prima del Tratto Babilonese, dice Svetonio, racconta che i giudei avevano creato spesso, riguardo a questo Messia, a questo Cristo, le discussioni che avevano, provocavano spesso tumulti a Roma, e quindi furono espulsi da Roma i giudei, i quali, spiegati da un certo Cristo Messia, provocavano spesso tumulti. Quindi è diventato un segno di contraddizione, di dibattito, chi pro, chi contro. E cosa sentite nel Talmud babilonese, quelli che erano contro questo personaggio, cosa dicono? Venne tramandato dal Talmud babilonese alla vigilia del Shabbat, della Pasqua si appese Gesù il Nazareno, quindi fu appeso. Ma all'inizio, sentite, aveva intenzione di lapidarlo. Un banditore per 40 giorni andò gridando nei suoi confronti, Elio Gesù il Nazareno esce per essere lapidato, non appeso. Con la lapidazione non c'è trafitti i piedi e le mani, non c'è fu trafitto forato. Quindi lapidazione, perché ha praticato la magia e ha sovvillato e deviato Israele, tutta la nazione. Chiunque conosca qualcosa a sua discolpa, venga a testimoniare per lui. E scrivono, ma non trovarono per lui alcuna discolpa. E lo hanno lapidato, no, non si dice. E lo appesero alla vigilia del Shabbat della Pasqua, quindi fu crocifisso, appeso, forati i piedi e le mani. Vigilia della Pasqua, quando cade la Pasqua? In quale stagione dell'anno? Può essere aprile, marzo. Ecco, può essere marzo, aprile, ma è sempre prima primavera. Quindi lo appesero alla vigilia del Shabbat della Pasqua, primavera. Fu detto 5 secoli prima, 200 anni, 100, copiavano e sapevano abitanti di Qumran che alla fine di queste settimane il Messia apparirà e poi dice il testo delle 70 settimane sarà messo a morte. Quando in mezzo alla settimana, d'autunno, 3 anni e mezzo alla settimana, si arriva a primavera del 31° anno.
Esattamente nel 18° anno del Tiberio Cesare, nella primavera, come dice il mio popolo che odia questo personaggio storico in capo di quell'epoca, fu appeso nella primavera della Pasqua. Abbiamo gli anni dell'imperatore Tiberio e gli anni del procuratore governatore re Ponzio Pilato. Esattamente come fu detto, non fu trovata tra le due labbra né l'inganno né la violenza. Infatti non ricordano nulla storici di questo personaggio che fu criminale, che ha ucciso, che ha fatto rivolte contro i romani. Non c'è un libro che parla di questo. Dal punto di vista giuridico, negli anni 70 gli avvocati hanno allestito un processo virtuale a questo personaggio giudaico, giudicandolo in base alle testimonianze e in base alle leggi antiche romane e anche alle leggi ebraiche, fu proclamato innocente. Quindi, veramente, anche Giuseppe Flavio, la sua condotta era buona. E quindi, la stessa cosa, qui si sta parlando anche di Messia, che come dice il rotolo della prima grotta, dopo che sarà maltrattato, messo a morte, annoverato fra i malfattori, lui di nuovo verrà il frutto del travaglio della sua anima. Cristiani venivano praticamente, si vede qui da Tacito, perseguitati nell'impero romano, ma anziché di finire e bloccare questo movimento giudaico, dopo questi avvenimenti esplode in tutto l'impero romano. Tanto è vero che Giuseppe Flavio racconta, attenzione, racconta cosa gli altri raccontavano, non dice che ha visto, racconta cosa gli altri raccontavano e racconta così. E molti fra i giudei e fra le altre nazioni, riguardo questo Gesù, la cui condotta era buona, divennero suoi discepoli. Pilato lo condannò ad essere crocifisso e a morire, ma quelli che erano diventati suoi discepoli non smisero di seguire il suo insegnamento. Essi raccontarono, quindi non Pilato dice che lui era Messia, ma dice essi raccontarono che egli era apparso loro 3 giorni dopo la sua crocifissione e che era vivo. Forse perciò era il Messia del quale i profeti hanno raccontato meraviglie. Quindi è una cosa che lui dice che essi raccontavano, non è un'affermazione come alcuni hanno voluto mettere le mani nel Medioevo, che Giuseppe Flavio raccontasse che fosse Messia. Quindi, grazie a questi dati che abbiamo e alle profezie e anche a un luogo geografico, la tomba vuota a Gerusalemme, luoghi in Galilea, a Nazareth, Capernaum, Monte degli Ulivi, Getsemani, in fondo ai piedi del Monte degli Ulivi, luoghi descritti realmente, le tracce di storici che realmente raccontano che in quell'epoca, in quel luogo, è successo qualcosa per il giudeo, e adesso abbiamo le profezie di Qumran, esaminate da quasi ogni disciplina scientifica, che dimostra a testa le informazioni che si sapevano, si copiavano, si studiavano e si tramandavano secoli prima di Cristo, prima che questi fatti avvenissero. Quindi la cosa affascinante è questa: furono perseguitati i cristiani di secoli e secoli nell'impero romano e in vari luoghi dell'impero, in vari paesi. Dice Tacito, costoro che la gente chiama cristiani sono odiati da tutti, venivano perseguitati. Qui una vignetta con la scritta in greco, Alessandros Sebede Theon, adora il suo Dio, descrivendo questo Messia, praticamente questo Dio divino, con un asino praticamente. Quindi è una beffa, ma comunque la loro storia è andata avanti. E cosa è accaduto? Esattamente dopo la messa di morte di questo personaggio giudaico, che ha avuto tutte queste caratteristiche, la Gerusalemme è stata distrutta, come esattamente è stato detto. Nell'anno 70 d.C. Gerusalemme e il Tempio sono stati distrutti. Domani sera vedremo le profezie che riguardano anche il nostro Tempio, che raccontano quello che deve succedere, è successo, raccontando quello che anche sta per accadere. Grazie per la vostra attenzione. Oh.
Siamo con David Adamovic dell'Associazione Amici dei Rotoli, che oggi porta qui a Lecce, a Palazzo Turrisi, questa straordinaria avventura condivisa dall'umanità e che oggi può essere raccontata più da vicino da un testimone o comunque da chi studia da vicino i rotoli. Raccontiamo come nasce questo ciclo di incontri e che cosa stiamo per proiettare. Devo dire che questo ciclo di conferenze è nato da una semplice curiosità. All'epoca, all'età di 17 anni, ero incuriosito perché reperti archeologici come questi vengono custoditi in una specie di rifugio antiatomico. E allora da lì, piano piano, durante gli anni, raccolta della documentazione, ovviamente consultazione di diversi studiosi e così via, e anche voglia di approfondire, perché quello che di solito si vede nelle trasmissioni televisive, nelle pubblicazioni negli ultimi 60 anni riguardo i questi manoscritti famosi, i rotoli del Mar Morto, è un materiale molto interessante, affascinante, ancora si parla dopo 60 anni, però ovviamente siccome il materiale è molto vasto, tra questi 900 rotoli, resti dei documenti trovati vicino Mar Morto nelle grotte di Qumran, molte delle trasmissioni televisive e anche pubblicazioni degli ultimi 60 anni si sono più o meno concentrati sul vasto materiale dove più o meno c'è un'esposizione, ma siamo sempre, per dire, nella superficie dei manoscritti. C'è solo una categoria tra questi 900 che erano più importanti per coloro che adoperavano nel centro di Qumran, detti Essenio, figli della luce, e poi risulta anche, si vede dai loro documenti che loro copiavano e da cui si vede regola della loro comunità, che è veramente proprio quella categoria dei scritti che è stata abbastanza trascurata in questi ultimi 60 anni, non molto evidenziata, elencata come una delle categorie dei morti, in realtà quella è la più importante. Loro che hanno abitato, cioè abitato, erano vissuti in questo centro, in questa vita comunitaria all'interno di questo villaggio Qumran, non soltanto che hanno consumato, dato la vita stessa a scrivere, copiare, studiare questi manoscritti, ma perfino hanno sacrificato la loro vita, perché durante l'attacco da parte dei Romani nel 68 d.C., anziché di nascondersi nelle grotte vicine, hanno preferito nascondere questo tesoro scritturale che loro stessi. E infatti così sono conservati, perché rimasero lì intatti per quasi 2 millenni. Shalom, shalom.